Le più antiche testimonianze sull'esistenza delle colonie greche in Italia sono collegate alla diffusione del monachesimo orientale, che è di origini ben più antiche, ma insomma si fanno risalire ai secoli XIII e XIV alcune importanti testimonianze scritte. Ecco, l'esistenza di questi insediamenti è ben documentata. Però la descrizione delle comunità di lingua greca comincia solo a metà dell'Ottocento. In realtà io ho anche una cartina del 1807 di un geografo salentino, Pacelli, che circoscrive l'area della Grecia con tutte le località di lingua greca. Ecco, nella seconda metà dell'Ottocento molti linguisti e storici se ne interessano. Nella Biblioteca Relatante Linguistico Italiano a Torino abbiamo una copia di queste prime pubblicazioni, i saggi sui dialetti greci del Comparetti, il dialetto greco-calabro di Bova di Pellegrini e altre raccolte degli stessi autori, ma anche Giuseppe Morosi che aveva curato una raccolta di canti nel 1870. Ecco, questi studiosi concludono a favore di un'affinità di queste parlate col greco moderno e quindi propongono l'ipotesi di un'origine legata a questa colonizzazione di epoca bizantina. Tuttavia, nel frattempo, come già accennavo, molti studiosi a livello internazionale si erano lasciati sedurre dalla monumentale opera di Rawlfs, che proponeva questa affascinante ipotesi di origine magno-greca, che retrodatava la lingua a un'epoca addirittura precedente alla colonizzazione romana. Questo è decisamente interessante, ma gli elementi che Rawlfs raccoglie sono davvero molto isolati e non tengono conto degli andirivieni che possono essersi verificati nella storia tra le due sponde dell'Adriatico. D'altra parte, altre ipotesi sono emerse nel frattempo che tengono conto di forme di bilinguismo e quindi di contaminazione reciproca di comunità che non erano monolingui, evidentemente. Quindi l'affinità con i dialetti greci moderni è stata senz'altro rafforzata in epoca bizantina, quindi se anche c'è la persistenza di elementi greci dell'antichità, beh, questa è stata inglobata sicuramente in una matrice che è sicuramente medievale e questo spiega la maggiore affinità con i dialetti greci moderni. Alcuni hanno ipotizzato la persistenza del greco in maniera distinta tra area calabrese e salentina. Quindi la matrice magno-greca potrebbe essere effettivamente presente nel greco di Calabria, che era parte della Magna Grecia, mentre sembra più difficile da giustificare per la terra d'Otranto che non era stata grecizzata. La grecizzazione si fermava, come sappiamo, l'ultima colonia importante era Taranto. Per quanto riguarda i dati demografici, che pure richiedono qualche precisazione, diciamo che probabilmente lo studio più interessante, l'indagine più seria, più rigorosa che sia stata condotta è quella del gruppo di Lecce o di Paolo Martino, che entrambi hanno contribuito con una rassegna di dati, di conoscenze, disponibili nel 1977. Anche se poi appunto la pubblicazione risale al 79 a cura di Federico Albano Leoni. Quindi in quel momento queste località si presentano schiettamente plurilingui e non sono solo greco e italiano, come spesso curiosamente i cultori locali affermano o mostrano di usare. Ovviamente queste sono comunità che parlano una lingua, un acroletto, diciamo che generalmente è un italiano regionale, e poi a livello basilettale troviamo due dialetti, il dialetto greco e il dialetto salentino romanzo. Più recentemente, come ho potuto mostrare in diverse pubblicazioni, comincia a diffondersi anche una certa conoscenza del greco moderno, un po' per gli scambi, perché soprattutto i cultori locali fanno avanti e indietro
con la Grecia, dove sono invitati spesso per parlare o per dare dimostrazioni dell'uso nella lingua, delle tradizioni, il folklore, cose assolutamente importanti per mantenere stretti i legami con le altre comunità. Abbiamo nelle filastrocche, negli scritti dei cultori locali, parole come lulluvia, lulludi fiore, invece del tradizionale fiuru, che è termine romanzo. Troviamo vivlia, i libri, ovviamente non si diceva così fino a 20 anni fa. Insomma, un'interferenza con il greco moderno, cioè io ho fatto un'indagine esplicita insieme ad alcuni collaboratori per mostrare che conoscenza avessero le persone comuni del greco moderno. Qualcosa comincia ad arrivare a tutti, non fosse altro che per la presenza di docenti greci, di madrelingua greca, mandati proprio dallo Stato greco, nel corso già degli anni 70, a dare una minima formazione ai ragazzi delle scuole elementari sulla lingua greca, come era parlata in quel momento. E quindi con le sue dinamiche di katharevousa e dimotiki, perché anche lì appunto si parla di un diasistema, no? Quindi queste comunità che all'inizio del Novecento si presentano, se non altro, a maggioranza greca, negli anni 60 vedono un numero crescente di famiglie che si serve più del dialetto romanzo che del greco, più dell'italiano che del greco. Questo senza nessuna imposizione, c'è un po' di rivendicazione della perdita del greco causata da altri. La perdita del greco dipende dal fatto che effettivamente in molti casi erano considerati stranieri, erano considerati persone con due lingue, ma il motivo per cui anche attualmente cultori locali tra gli esponenti più importanti non parlino in greco ai loro figli e che li mandino a studiare fuori e li facciano diventare medici, ingegneri, come è legittimo che sia, questo non vuol dire che qualcuno sta impedendo a queste persone di parlare greco ai figli. Quindi la perdita progressiva del greco è sicuramente stata motivata da fattori esterni come anche il problema della religione, il culto greco, anche questo citato molto spesso con grandi discussioni, anche in questo caso moltissimi ellenofoni attuali di queste località non si ricordano neanche più e non sentono come una perdita l'aver cambiato religione e l'aver adottato un culto distinto rispetto a quello presumibile dei loro antenati. La lingua si è adattata comunque a questo e ha continuato a sopravvivere fino ai nostri giorni. Studiando gli interventi di recupero necessari per invertire il language shift, anche l'Unione Europea ha inviato degli specialisti come osservatori di queste aree, ha fatto delle proposte, ha provato a dare una descrizione. Questa descrizione è stata contestata. Soprattutto dove mostrava che la percentuale di parlanti non era più tale da poter far rientrare nelle aree di minoranza linguistica alcune di queste località. Ora, invece, negli ultimi 2 decenni, grazie alla legge di tutela delle minoranze linguistiche 482 del 99 e alcune leggi regionali che sono state adottate in seguito, gli statuti delle regioni, per esempio, il patrimonio linguistico e culturale associato a queste aree è stato oggetto di un'importante campagna di recupero, come già accennavo in precedenza. Le attività hanno effettivamente giovato al rinvigorimento della parlata alloglotta in alcune famiglie, in alcuni gruppi sociali e hanno ottenuto notevoli ripercussioni sull'immagine a livello politico, culturale e persino economico. Queste parlate, marchiate per decenni come indice di inferiorità culturale e sottosviluppo, stanno ritrovando consenso in diverse fasce di popolazione e cominciano ad essere avvertite come portatrici di importanti elementi identitari, fin qui latenti o repressi, come scrivevo in una di queste pubblicazioni qui citata. Nonostante però l'opera di rivalutazione abbracci iniziative di una certa risonanza, le impressioni degli abitanti riguardo alla vitalità di queste parlate sono piuttosto desolanti, perché tolto quel gruppo che è attivo, che promuove e che riceve benefici di tutte queste attività, ai margini della società giunge poco. Quindi, come già concludevo nel 2010, si stanno infondendo notevoli sforzi pubblici nella valorizzazione del greco in queste comunità, ma le proposte di intervento alle quali si assisteva in quel momento e in parte ancora oggi,
sembrano ancora subordinate alla discussione di consensi politici e in alcuni casi al riconoscimento del prestigio socio-culturale dell'operatore.